Ho registrato 40 minuti, quindi cercherò di vedere se riesco a fare un video o due video. Tutt'al più vedrete nel video parte 1 e poi sicuramente uscirà la parte 2. Sono le 15:16, ragazzi. Scommettiamo che oggi la vinciamo la partita, perché è presto. Intanto il joystick ce l'abbiamo, il nostro cavettino rosa ce l'abbiamo. Andiamo a vedere cosa riusciamo a fare. Vai con la sigla! Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabbo, il canale per chi è nabbo. Signori, siamo sempre solo, di nuovo qua, sul nostro PES 2017, pronti per iniziare la nuova partita anche oggi. Come potete vedere ho 76.029 GP, perché ho speso qualcosina nelle aste per andare a prenderci un giocatore che sta nella Juventus, e oggi andremo a vedere quale. Detto questo, iniziamo subito, entriamo subito nel My Club. Volevo prendere qualcuno di nuovo per la squadra. Devo inoltre aggiornarvi su alcune cose. Per esempio, mentre facevo le partite novellino, mi sono usciti tanti agenti a 4 stelle che avevo doppi, e li ho fatti girare così a gratis, diciamo così, e mi sono usciti un paio di giocatori palla oro, stranamente. Infatti sono riuscito a prendere Serna così a culo, che l'ho già fatto salire a livello 24, gli ho rinnovato il contratto per un sacco di partite e l'ho lasciato nel novellino, così piano piano cresceva. Sono riuscito a prendere anche un altro giocatore palla oro, però diciamo che era un po' una merda e allora l'ho svincolato prendendomi 1000 e passa GP, perché i GP ci fanno sempre comodo. Ma va bene, cosa andiamo a fare oggi? Innanzitutto volevo ringraziarvi ancora, perché ho visto i vostri commenti, ho visto i vostri consigli, come mi consigliate di giocare, come mi consigliate di agire durante una partita, eccetera eccetera. Li apprezzo, cercherò sempre di metterli in pratica per portare sempre qualcosa di nuovo, qualcosa di bello che possa piacere anche a voi. Detto questo, oggi andiamo a prenderci un giocatore che sta nella Juve, ovvero sono riuscito a prendere un agente 4 stelle Juventus FC per 96.000 GP. Io non so se questo sia un prezzo buono o non sia un prezzo buono, non lo so. E vi faccio vedere gli agenti, cioè i giocatori che possiamo andarci a prendere. Ovviamente coordinando 4 stelle, 5 stelle, eccetera, eccetera, riusciremo a prendere Neto, riusciremo a prendere un paio di giocatori buoni. Ma quello che mi interessava a me, infatti come vediamo possiamo prendere anche Mandzukic, che non sarebbe affatto male. Ma a quello ho Cuadrado, se non sbaglio, eccolo qui, Juan Cuadrado. Quello che interessava a me, signori, devo dirvela tutta, è Paulino Dybala. Andrei a prenderlo, perché è lui quello che voglio in squadra, anche perché è un sinistro, sa tirare le punizioni, eccetera eccetera. Potremmo farlo giocare sulla destra, non lo so, vediamo. Intanto ce lo aggiungiamo alla squadra, vi faccio vedere anche tutta l'intro, visto che so che vi piace, so che l'aspettate. Eccolo qui, Paulo La Gioia Dybala, età 23 anni, Argentina, altezza 176, naturalmente l'abbiamo preso a livello 1, quindi a 76 di valutazione generale, ma non fa niente. Potenza dirompente, controllo palla, dribbling, abilità offensiva, eccetera eccetera. C'ha anche tiro da lontano, spirito combattivo, astuzia e altre 3 abilità giocatori. Direi di andare a aggiungerlo comunque subito ai membri. Detto questo, oggi cosa facciamo? Oggi sono le 3 e qualcosa, non sono neanche le 3 e mezzo adesso, anche se ho iniziato a registrare da 5 minuti. E signori, direi di andare a farci una partita in divisione, una sola partita. Perché? Perché secondo i miei calcoli, se la partita, come infatti penso, dovessimo vincerla, ecco qua, queste sono le offerte, l'offerta per Germania, guardate qua, io volevo concorrere per Neuer, e uno di voi mi ha appena scritto nei commenti, l'ho letto adesso, mi ha scritto: Chris, mi fa piacere che tu voglia prenderti un portiere, penso sia ora, ma cercare di prendere Neuer è veramente, veramente difficile, perché le aste per andare a prendere Neuer sono veramente, veramente alte. E a testimonianza di quello che ci ha scritto il nostro amico, potete vedere che nazionalità, regione, Germania, offerta non accettata naturalmente, è finita a 337.000 GP. Io con tutti quei GP, visto che Enzo
mi ha detto che probabilmente la gente che uscirà domani, ovvero oggi, perché voi lo state vedendo di giovedì questo video, potrebbe, e dico potrebbe, non si sa naturalmente, ma potrebbe essere la gente che potrebbe uscire oggi, o che potrebbe essere uscito oggi, potrebbe essere la gente per le squadre degli ottavi di finale di Champions League. Il che non guasta mai, il che non è mai male, ecco, mettiamola così. Se dovesse uscire questa gente, si hanno un bel paio di GP. Mi hanno consigliato addirittura 400-450.000 GP, che naturalmente noi non ci arriviamo ancora. Però io credo che con 100-150.000, se riesco a farli tra stasera e domani, prima di rimettermi a registrare, potrebbe uscirci un bellissimo ball opening, dove naturalmente cercheremo di andarci a prendere, non lo so, tutti quelli che riusciamo. Però potrebbe essere buono. Attenzione, c'è un nuovo allenatore col 4-1-2-3. Sapete che vi dico? Io mi sa che me lo tento questo allenatore. Cosa ne pensate? Ce lo proviamo così? Sì, sono 23.000 GP e comunque non è che siano proprio bruscolini, ma sì, 580 monete, paga con GP, paga, dai. Questo mi piace, questo ce lo proviamo adesso, ok, dai, proviamocelo. Questo con 660 anche di abilità gestionali potrebbe essere molto buono, molto buono. Ci facciamo una squadretta, li facciamo raggiungere l'adattabilità o come cavolo si chiama. Dai, proviamocelo. Naturalmente questo ha un diverso stile, ha stili difensivi, pressing alto, area di contenimento sulle fasce, pressing aggressivo, la linea difensiva e la compattezza diciamo che sono poco più della metà, stili offensivi ha il contropiede, ha sviluppo sul passaggio corto, quindi potremmo mettere tiki-taka, area di attacco sulle fasce, posizionamento flessibile, raggio d'azione a 4 tacche. Vabbè, dai, ce lo proviamo. Ok, registriamoci un po' i giocatori. Io direi di metterci naturalmente Messi come esterno destro alto, come esterno sinistro alto direi di metterci naturalmente Neymar, come punta direi comunque di puntare sempre su Ronaldo, perché va bene così. Bale lo usiamo come trequartista, Rivaldo lo mettiamo di qua. Cioè Rivaldo trequartista 90 comunque, Rivaldo trequartista 90, cioè sono tanta roba, sono comunque. Allora, direi di mettere Alaba, direi a sinistra, direi di mettere Piqué, direi di mettere comunque il nostro Marcolino Verratti, che poi lo mettiamo centrocampista centrale, direi di mettere anche Pepe, ovviamente, direi anche di metterci come terzino destro Dani Alves, sì, Dani Alves, e direi in porta di metterci, non lo so, bravo? Ci portiamo il Pipita comunque, poi ci portiamo questo per metterlo a sinistra, poi ci portiamo al posto di prenderci questa volta Griezmann, io direi di andare a portarci in panchina un po' così il nostro Dybala. Dove l'ho lasciato Dybala? Eccolo qua Dybala, vieni Paolino, vieni, che sarà mai? Poi ci portiamo il terzino ovviamente, ci portiamo il difensore centrale ovviamente, che hanno tutte e due la C, quindi direi di stare anche abbastanza attenti. Ci portiamo Diego Lopez, che ha la C, speriamo che quell'altro portiere del cazzo abbia una valutazione almeno B. Dov'è? No, ha C anche lui, ha la C anche lui. Però mi porto lui, dai, non si sa mai. Poi, magari uno può vedere la squadra fatta così e dice: ma Chris, guarda che comunque forse dovresti puntare, portare qualcuno al centrocampo. Sì, hai ragione, io non ti dico di no. Però nota anche che al centrocampo può giocare anche Sanchez, perché Sanchez come trequartista io l'ho usato e non è affatto male. Detto questo, cosa andiamo a farci? Prima che mi dimentico come era settato, diciamo, l'allenatore, andiamo a controllarci anche lo schema di gioco e impostarci le varie cose, no? Allora, le istruzioni avanzate, direi che in attacco possiamo mettere tiki-taka, poi ci mettiamo il contropiede, ne mettiamo uno qua e ne mettiamo uno qua. Direi inoltre, se ce lo fa fare, di abbassare un po', no? Eccolo qua. Avere un po' più di ampiezza, che non fa mai male. Naturalmente Verratti lo mettiamo così.
Cioè, vedi, centrocampista centrale 89, trequartista 90. Questo è Rivaldo, eh. Questo è Rivaldo, cazzo. Va bene, va bene. Il nostro, naturalmente, il nostro Marcolino Verratti, centrocampista centrale 87. Piano piano sta crescendo anche lui. Direi di comunque di dare la fascia a Cristiano Ronaldo. E diciamo che la squadra, secondo me, potrebbe andare anche così. Ok, ok, ragazzi, io direi che siamo anche pronti. Andiamoci a cercare qualcuno, vediamo quanto PES ci mette a trovarci un avversario. Noi ci aggiorniamo appena PES ci ha trovato qualcuno.